Amici carissimi, oggi voglio condividere con voi la semina dei ceci. E noi lo facciamo in modo molto semplice, senza prestare molte cure o altro, perché lo facciamo all'antica, esattamente come facevano i nostri nonni. Noi vogliamo andare a seminare circa 25 metri quadrati nel nostro giardino, quindi abbiamo bisogno di circa 300 grammi di semi di ceci. Dal raccolto dello scorso anno avevo essiccato un po' di ceci. Adesso metto circa 300 grammi in bacinella e aggiungo l'acqua. Lascio riposare tutta la notte. Il mattino seguente ecco come si presentano i nostri semi. Sono belli morbidi. Adesso andiamo ad eliminare semplicemente l'acqua dai nostri semi e lo facciamo così, senza molta fatica. Sono tantissimi anni ormai che produciamo ceci per il fabbisogno personale e quello dei nostri cari. Vedete? I ceci sono belli morbidi, quindi sono veramente pronti per essere seminati. E noi facciamo semplicemente così. Dopo aver preparato il terreno, con la zappetta scaviamo un buco, circa 3-4 cm di profondità, ed inoltriamo due semi. Sulla stessa fila, 25-30 cm distante, andiamo a scavare un altro buco ed inoltriamo altri due semi. Di solito basterebbe inoltrare solo un seme, ma mio marito vuole andare sul sicuro e ne mette sempre due. E forse ha ragione, perché abbiamo sempre un ottimo raccolto, tutti gli anni. Ricopriamo con terriccio. La fila seguente la inizio sempre circa 30 cm distante dalla fila esistente, che aveva fatto prima. Noi seminiamo a novembre perché viviamo in Puglia e la temperatura è mite, ma di solito si fa tra febbraio e marzo. Ed aspettando il raccolto, ringrazio tutti per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!